Un audiolibro è la registrazione audio di un libro letto ad alta voce da uno o più attori, da un lettore, speaker, oppure da un motore di sintesi vocale. Uguale uguale descrizione uguale uguale il testo registrato può essere la versione integrale di un libro, o un testo scritto appositamente per essere pubblicato esclusivamente come audiolibro, o ancora una riduzione o una sceneggiatura, originale o non. Scritta appositamente per la registrazione audio. Gli audiolibri possono presentare anche musiche e ricostruzioni sonore, sound design. Anche se generalmente l'audiolibro classico prevede la sola voce dello speaker che legge il testo. Alcuni audiolibri sono letti da attori, cantanti o dagli scrittori stessi. Esiste una specifica varietà di audiolibri dove la componente musicale è paritetica rispetto al testo. Si tratta di opere in forma di melologo. Gli audiolibri, oltre a permettere la lettura dei libri mentre si è occupati in altre attività, possono essere anche un valido aiuto per molte persone affette da particolari handicap visivi o motori. Gli audiolibri sono molto diffusi sul mercato anglosassone, in cui tutti i libri più importanti di norma escono contemporaneamente in versione cartacea e in versione audio, a volte anche in doppia versione audio. Integrale e ridotta. Nella storia dell'audiolibro si distinguono tre fasi: registrazione su disco in vinile, anni 30 del XX secolo, registrazione su audiocassetta, nel dopoguerra, registrazione digitale, dapprima su CD audio, poi in formato LMP3, oppure Logic Vinyl bis. Esistono anche formati più specifici, come ad esempio il DTB, Digital Talking Book, che consentono di sincronizzare la visualizzazione del testo a schermo con l'audio. Un discorso a parte va fatto per i software di sintesi vocale che, tramite opportuni algoritmi, possono analizzare in tempo reale un testo e convertirlo in linguaggio verbale. Alcuni ebook reader li integrano nel loro software. In rete si stanno ampliando anche le risorse completamente gratuite, che devono però tenere conto dei limiti imposti dall'attuale legislazione sul copyright e che quindi, salvo disposizioni particolari degli autori, possono riguardare soltanto le opere scritte da autori morti da almeno 70 anni. La legge sul copyright tutela naturalmente anche chi ha effettuato la traduzione e le musiche eventualmente presenti nell'audiolibro. Se USA, in genere, il termine audiolibro per indicare testi professionali interpretati da attori, quello di libro parlato per testi letti da volontari. Diverse organizzazioni hanno curato e realizzato biblioteche di libri parlati come quella di Verbania e Milano creata da Jones o quella di Feltre. Uguale uguale.